E sono Pazox e ben ritrovati in questo nuovissimo mini video, perché improvvisamente c'è stato un aggiornamento per quanto riguarda skin, pacchetti e tanto altro. Beh, è un aggiornamento, ma non è proprio un vero aggiornamento. È una specie di collaborazione. Ma prima di vedere tutto, ricordate, inserisci il codice Pazox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore. Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories. Come al solito, qui di fianco a me state visionando tutta la nuova roba e non bisognerà fare nessun aggiornamento della console, del PC, eccetera eccetera. Pare che Fortnite abbia preparato questa collaborazione con questa casa che produce, da quel che so, delle scarpe, ma può essere possibile anche del vestiario, questo non lo so, non sono molto informato su questa casa. E sono stati leakati tre tipi di pacchetto: un pacchetto con picconi, deltaplano e così via, e gli altri due pacchetti con due ben skin. Una con il caro Doggo e il personaggio femminile, purtroppo non ricordo il nome del modello, ma ha sempre a che fare con questa collaborazione. Tra l'altro il Doggo con la felpa di Fortnite è stupendo, ma ovviamente i miei occhi cadono su una skin Ruggine. Non ci posso credere che dopo così poco tempo da Ruggine Lavico adesso c'è anche Ruggine Cavalleresco. Bellissimo, con due stili tra l'altro, uno stile argentato e l'altro invece è nero carbone. Davvero, davvero bello. Non vedo l'ora di inserirlo nelle storie perché è stato del tutto inaspettato e sono molto felice. È una Ramirez argentata con anche lo stile alternativo dorata. Ma non è finita qui, perché a quanto pare ci saranno anche delle sfide con ben due ricompense. Purtroppo non sono niente di che come ricompensa, sono dei semplicissimi spray. E qui arriva un'opinione strettamente personale. Devo dire che i zainetti realizzati con questa collaborazione, posso dire che sono davvero belli e sono quelli che si avvicinano di più alla realtà dei giorni nostri, ovvero quei piccoli zainetti moderni che troviamo oggigiorno nei negozi. E in più c'è questa nuova emote che è stata leakata, che purtroppo non faccio ascoltare la canzone perché potrebbe essere copyright, quindi per sicurezza non riproduco la musica. Ma adesso fatemi sapere la vostra, pazzodi. Quale skin acquisterete? Ce n'è qualcuna che desiderate? Oppure preferite acquistare i pacchetti? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Che dire, pazzodi, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Noi come al solito ci vediamo con dolcissimo e carnissimo.